Mattinata di emozioni al santuario della Madonna della Guardia durante la giornata della santificazione sacerdotale. L'arcivescovo di Genova, Cardinale Bagnasco, ha ringraziato Gesù per la grazia di poter stare fra la gente ogni giorno e per poter condividere da fratelli e padri gioie e dolori. L'ho anche ringraziato per il bene che le comunità vogliono ai sacerdoti, ma l'atmosfera di festa era velata anche da tanta tristezza. Per ogni forma di peccato e di male che se risulterà realmente commesso da un nostro confratello, sfigura la bellezza dell'anima, scandalizza le anime, ferisce il volto della Chiesa. Il nostro dolore è tanto più sconvolgente in quanto improvviso e inatteso, perché nulla lo faceva presagire ai nostri occhi. Ci sentiamo percossi, ma non abbattuti. La vicenda dei presunti abusi sessuali di Don Riccardo Seppia nei confronti di minori e la cessione di cocaina aleggiava sulla Basilica del Monte Figonia. Il cardinale Bagnasco dice nell'omelia che nessuno sapeva, nessuno poteva immaginare. È una sorta di autoassoluzione per la Chiesa genovese, una risposta ai tanti che in proposito esprimono molti dubbi. È un arcivescovo fisicamente addolorato e provato, come si può vedere in queste immagini girate da Telepace, quello che parla di questi argomenti, un arcivescovo che ricorda commosso le vittime degli abusi e dei comportamenti illeciti. Vogliamo affidare alla Madonna quanti hanno subito scandalo in qualunque modo e dire a loro la nostra vicinanza umile e sincera. In Liguria la fase di ripresa della crisi è iniziata nella seconda metà del 2009, ma nel corso del 2010 i ritmi di incremento degli ordini e della produzione hanno rallentato. Tutti gli indicatori sono ancora nettamente inferiori ai livelli pre-crisi. Liguria più vicina alle regioni del centro che non a quelle del nord. Per quanto riguarda il credito, in crescita i prestiti alle grandi imprese e alle famiglie. Ancora molto debole invece la dinamica dei prestiti alle piccole imprese. Sono i dati salienti emersi nel corso del convegno Lezioni dalla crisi, promosso dalla CGIL. Assoluto protagonista tra i relatori il presidente di Banca Carige, Giovanni Berneschi, che tratteggia così, con la consueta schiettezza, la situazione economica. Bersani prima e Tremonti dopo. Ha messo in mano dei meccanismi dove le rate la gente non li paga più, vengono posticipate. E questo è un bene, è un male, non lo so, è un rinviare i pagamenti al dopo. E io credo che alla fine, dato che i debiti bisogna pagarli, non vedo questo come un segno positivo. Stiamo galleggiando. Sapete cosa galleggiano nei fiumi? Non è una cosa buona. Non è una cosa buona, è inutile. La base è quella, quindi stiamo galleggiando e sono prodotti brutti quelli. E quindi io la vedo ancora peggio. In primo piano anche le valutazioni sulla drammatica fase vissuta da Fincantieri, minacciata da 1500 esuberi e da una dolorosa ristrutturazione degli stabilimenti liguri. Per quanto ci riguarda, abbiamo cercato di fare quello che dovevamo fare, abbiamo finanziato da tutte le parti e abbiamo finanziato anche una barcata di navi che però purtroppo vengono fatte in Corea. Il problema è farle fare in Italia. Se il cantiere è competitivo, i soldi ci sono. Chiaro? 1500 esuberi a livello nazionale, graduale soppressione dell'attività produttiva a Riva Trigoso, chiusura per 3 anni del cantiere di Sestri Ponente per consentire i lavori del ribaltamento a mare. Sono le linee guida, anticipate dal secolo, del piano industriale che Fincantieri presenterà lunedì. Immediata la reazione dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero di 2 ore. Alle 13 gli operai sono usciti dai cantieri e hanno bloccato le strade. È l'inizio di una lotta durissima che ha un solo obiettivo: difendere a oltranza il cantiere di Sestri. Sveglia, qua dovete svegliarvi, non è un film. Voi pensate che questo sia un film perché sono le telecamere, ma non è un film. Questa è una lotta perché qua chiudono il cantiere. L'apprensione della città e degli enti locali per le sorti dello stabilimento di Sestri e degli altri siti liguri è forte. Il rischio che ci sia il ribaltamento
e non ci sia più la fabbrica. Ecco, se qualcuno pensa di mandare a perdere le attività della Fincantiere Genova, si sbaglia. Occorre che la cosa la prenda in mano il governo, sempre che notizie stampa siano giuste. Temo che lo siano però. Particolarmente calde le prossime giornate. Lunedì a Roma la presentazione ufficiale del piano, martedì mattina assemblee dei lavoratori. Se i contenuti della ristrutturazione saranno confermati, scatteranno blocchi del traffico e proteste a oltranza. Per quanto riguarda Sestri Ponente, c'è una cassa integrazione che dura 3 anni, al termine della quale non si sa cosa c'è. Quindi una cassa integrazione usa e getta, senza prospettive future. È una cosa sicura che noi faremo di tutto, sottolineo di tutto, perché il cantiere di Sesti non chiuda e mantenga la sua vocazione produttiva. Se me lo lasci dire con una battuta, se vogliono il cantiere che se lo vengano a prendere, se ci riescono. Un altro ospedale del ponente genovese nell'occhio del ciclone. Dopo Villa Scassi finita sotto accusa per le interminabili attese al pronto soccorso, questa mattina la Lega Nord ha visitato a sorpresa anche l'ospedale di Voltri. Il nosocomio, reduce dalla contestata fusione con l'Evangelico, serve gran parte del ponente, eppure non ha a disposizione una pista per gli elicotteri necessaria per soccorsi urgenti, soprattutto nell'entroterra. L'ospedale di Voltri oggi gestisce tutta la sanità del ponente genovese, sostanzialmente dai confini con la provincia di Savona fino alle porte di San Pier d'Arena, comprese le valli interne. È difficile pensare che, non so, un caso anche grave che succeda a Rossiglione a Tiglieto possa essere assistito a Voltri se non c'è la possibilità di utilizzare mezzi di elisoccorso. Medici e infermieri hanno sottolineato la mancanza di una pista di atterraggio per elicotteri che permetterebbe di salvare molte vite con un primo soccorso tempestivo. Sappiamo che la Regione Liguria è l'unica non a norma con l'elisoccorso sanitario, manca anche una possibilità di far atterrare gli elicotteri qua a Voltri. Credo che da questo punto di vista bisognerà lavorare, perché è necessario garantire ai nostri cittadini la possibilità di un rapido accesso agli ospedali. Ma le criticità sono anche altre. Sono state evidenziate le criticità di questo ospedale, dove c'è un buon pronto soccorso, ma mancano ancora da rifinire, da inaugurare alcuni reparti e soprattutto da spostare la RSA che occupa un'intera ala dell'ospedale. L'unità operativa di ostetricia e ginecologia del Gaslini di Genova oggi ha 42 posti letto. Dal 1972, anno di apertura del reparto, qui sono nati 48.000 bambini. Ogni anno mediamente 1.200 donne scelgono di partorire in questa struttura, che è l'unico punto nascita di terzo livello della Liguria. Da sempre è un centro di riferimento nazionale per le gravidanze a rischio, sia per la madre che per i bambini. Oggi l'istituto dispone anche di una recovery room. Che sostanzialmente significa che nel blocco parto è stata realizzata una struttura di terapia semi-intensiva che consente la massima sicurezza della donna che possa avere problemi nel corso della gravidanza. È ovvio, e mi fa piacere anche dirlo in questa occasione, che questo noi l'abbiamo realizzato, è un po' la fine di un percorso complesso su tutto il compartimento donna, madre, bambino. Il nuovo percorso nascita del Gaslini infatti prevede anche l'introduzione della parto analgesia 24 ore su 24, 3 nuove sale travaglio e parto realizzate con comfort di livello alberghiero, 2 nuove sale parto per l'emergenza, 2 nuove sale operatorie. Dal 2009 è attivo anche il nuovo reparto di terapia intensiva neonatale. Fra le altre novità, un maggior coinvolgimento delle ostetriche. Noi prima avevamo delle vigilatrici d'infanzia che sono ovviamente preparate prettamente sull'assistenza al bambino. Oggi l'assistenza alla donna al Gaslini è fatta al 100% da ostetriche. Questo ci ha anche consentito una migliore razionalizzazione delle forze lavoro, diciamo. E alla conferenza stampa di presentazione delle nuove strutture del Gaslini, che hanno una particolare attenzione nei confronti delle mamme, è intervenuto anche il presidente della regione Claudio Burlando. In Liguria, dice, si riducono sì i punti nascita, presto se ne chiuderanno 4 alla Spezia, Genova, Albenga e nell'Imperiese, con un risparmio di 10 milioni di euro, ma l'offerta diventa comunque più razionale e di maggiore qualità. Sampdoria in Serie B, una sciagura sportiva per una parte della città, una iattura per il comune di Genova
che vede aggravarsi di colpo tutti i problemi connessi alla sicurezza e alla vivibilità del quartiere di Marassi. La Serie B gioca il sabato pomeriggio alle 3, con l'anticipo al venerdì sera e il posticipo al lunedì sera. Sarebbe un grossissimo colpo per tutte le attività commerciali, per la mobilità, la viabilità della zona. C'è una scuola di fronte allo stadio, il Firpo, che è in piena attività scolastica, e anche per il mercato di via Tortosa, che dovrebbe chiudere in maniera anticipata, forse addirittura non aprire. Per questo Palazzo Tursi ha deciso di chiedere alla Lega Calcio di spostare le partite della Samp alla domenica. Noi scriviamo alla Lega una lettera nella quale chiediamo che le partite del Doria siano posticipate tutta la domenica, e se questo non dovesse essere accolto, in subordine chiediamo che perlomeno le partite a rischio siano giocate il venerdì sera o il lunedì sera. La partita del sabato pomeriggio alle 15 prevede una serie di complicazioni. Le sfide considerate più a rischio sotto il profilo dell'ordine pubblico, come ad esempio Sampdoria-Torino, prevedono il blocco del traffico fino a 8 ore prima dell'incontro, vale a dire già il sabato mattina. In tutti gli altri casi, già a mezzogiorno, Marassi diventerebbe comunque un quartiere parzialmente blindato. Chiederemo una forte collaborazione alla Questura e alla Prefettura di Genova affinché insieme a noi e al Municipio, ovviamente, ai cittadini e alle attività commerciali, vengano individuate tutte quelle possibili soluzioni che eliminino o perlomeno attenuino questo disagio. A distanza di 10 anni il vertice del G8 di Genova continua a far discutere sempre di più, perché col passare del tempo emergono nuove sconcertanti verità. L'ultimo è contenuto in un libro in uscita scritto a quattro mani da Vittoria Agnoletto e dal giornalista Lorenzo Guadagnucci, e arriva dal pubblico ministero Enrico Zucca, che conferma una voce che ormai da tempo aleggiava a Palazzo di Giustizia. Dalla polizia arrivò una richiesta esplicita, una specie di patto: voi rinunciate ad andare a fondo nelle inchieste sulla polizia, noi faremo altrettanto nelle indagini sui manifestanti. Un invito a fare pari e patta, ironizza il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, una proposta che comunque, aggiunge Zucca, venne immediatamente rifiutata con sdegno e rispedita al mittente. Il ruolo del mediatore, sembra ma non è confermato, era affidato a Oscar Fiorioli, il questore di Genova, arrivato non a caso subito dopo il G8 con il compito di ricucire le ferite tra la città e le forze dell'ordine. Ma il suo non fu l'unico tentativo di insabbiamento delle indagini. Sempre secondo gli autori del libro L'eclissi della democrazia, anche il procuratore aggiunto Francesco Lalla, che coordinava il pool di magistrati impegnati a indagare sulla polizia, si schierò contro l'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici delle forze dell'ordine. In ogni caso l'accordo non ci fu, i processi sono andati avanti e sono arrivate condanne su entrambi i fronti, e in attesa della verità giudiziaria il G8 di Genova diventerà un film. Si chiama Diaz e finalmente verrà realizzato. Il produttore Domenico Procacci della Fandango, che insegue il progetto da molto tempo, ha chiuso a Cannes gli accordi internazionali. Realizzerà il film con un budget di 10 milioni di euro insieme ai francesi di La Pacte, gli stessi con cui ha prodotto Abemus Papam di Moretti, e i romeni di Mandragora. Daniele Vecari comincerà le riprese a Genova già a giugno. Il cast per raccontare l'assalto alla scuola Diaz e la notte di repressione con la triste macelleria messicana, come la definì il vicequestore Fournier al processo sui fatti del G8, è internazionale, così come multilinguistico sarà il film. Tra i protagonisti sono annunciati Elio Germano, Claudio Santamaria, Pippo Del Bono, con la tedesca Jennifer Ulrich e la romena Monica Barlandenau. Il mercato immobiliare, dopo 7 anni di continua crescita tra il 99 e il 2006, e 3 di forte calo tra il 2006 e il 2009, vive oggi una fase di assestamento con una sostanziale stabilità del livello dei prezzi. Situazione genovese migliore rispetto alla realtà nazionale, grazie soprattutto ad una crescita delle compravendite nel 2010, pari al 6,3% rispetto all'anno precedente. Si tratta del dato annuale più alto dopo quello di Roma. Tendenze positive confermate anche nei primi mesi del 2011. Della questione casa e delle prospettive del settore si è parlato alla Camera di Commercio nel corso di un seminario di approfondimento organizzato da Assimil. Si vende in qualsiasi quartiere un prodotto che ricalca il desiderato, specie in un momento in cui la domanda è molto selettiva, perché il mercato non è effervescente. Vado a prendere la casa nuova con il giardino, con il box sotto casa, a Molasana,
per cui vediamo dei livelli di mercato su quartieri nuovi o su costruzioni nuove che sono sensibilmente più alte di immobili usati in quartieri dove probabilmente per arrivare vicino a casa con la macchina devo fare qualche centinaio di metri, cosa che non sono più disposto a fare. Se si raffrontano i dati del decennio 99-2010, spiegano gli esperti di Assimil, i valori immobiliari risultano aumentati del 21% con un incremento annuo dell'1,8%. Per il 2011 è prevedibile una stabilità degli attuali prezzi delle case e dei volumi di compravendita e un incremento del mercato degli affitti. ...800.000 passaggi nel Parco delle Cinque Terre, poco meno di 100.000 nel Begoa Geopark, oltre 230.000 nel Parco di Portofino, 17.000 nell'Antola, ma con 33.000 automobilisti che hanno raggiunto il Lago del Brugneto per escursioni nei dintorni, e ancora 70.000 passaggi sull'Alta Via dei Monti Liguri. Sono soltanto alcuni dei primi rilevamenti, i numeri di chi ha percorso i principali sentieri di questi parchi registrati dal maggio 2009 all'aprile 2010, frutto di un nuovo sistema di analisi dei flussi turistici che poggia sull'utilizzo di ecocontatori in grado di rilevare proprio i passaggi a piedi dei singoli escursionisti. Si tratta di una trentina di apparecchiature che su iniziativa della Regione Liguria sono state installate nei parchi del nostro territorio. Contarsi non sempre è indispensabile, dice Renata Briano, assessore regionale ai parchi, che si aspetta un incremento di questo tipo di turismo per i prossimi mesi, ma comunque può essere un modo molto utile. L'escursionismo è uno sport che concilia l'attività fisica e la cultura e quindi è il modo migliore per conoscere tanti luoghi della bellezza del nostro entroterra, per fare in modo che concretamente la Liguria non sia solo terra di mare. Appalti ecologici e solidali in risposta a quelli a ribasso che talvolta finiscono nelle mani della criminalità organizzata col rischio di finanziare l'illegalità. Una nuova tendenza che permetterebbe una decisa inversione di rotta nelle politiche della pubblica amministrazione, pensando non tanto al risparmio economico oggi quanto al guadagno per l'ambiente domani. Penso che dobbiamo ripensare il concetto di costo. Se noi guardiamo il costo soltanto come a quello che spendiamo oggi per comprare quel prodotto, io credo che non andiamo molto lontano. Andremo sempre su appalti a ribasso che tra l'altro possono anche finanziare l'illegalità. Invece il costo è un concetto ampio che riguarda tutto il ciclo di vita del prodotto. Quindi oggi posso anche spendere di più in quel prodotto, in quel servizio, ma poi posso risparmiare in futuro perché ridurrò i costi sociali e ambientali della mia produzione, delle catene produttive, quindi in realtà va ampliato il concetto di ciclo di vita del prodotto e quindi ciclo di costo anche. Un tema inedito che è stato affrontato questa mattina a Genova in un convegno su virtù private e pubblico valore che ha visto la Regione Liguria a capofila del progetto. Oggi discutiamo in particolare degli appalti, delle gare, degli acquisti che anche le pubbliche amministrazioni possono fare declinando la sostenibilità, quindi preferendo, compatibilmente con le normative europee e nazionali, quei prodotti che portano in sé sia il rispetto dei diritti dei lavoratori, ma anche il rispetto dell'ambiente, quindi non so, i prodotti riciclati, i prodotti che hanno un trasporto minore, quindi una minore emissione di CO2, prodotti che portano in sé meno packaging, quindi che producono meno rifiuti e così via. E abbiamo creato un gruppo di lavoro e stiamo proprio lavorando in questa direzione. Prosegue a colpi di rappresentazioni scenografiche e performance pubbliche la campagna promossa dal Comitato del Sì per fermare il nucleare e contro la privatizzazione dell'acqua, le grandi questioni energetiche e ambientali che saranno al centro del referendum del 12 e 13 giugno. A Genova, tra Piazza Palermo e Piazza San Lorenzo, passando per l'atrio della stazione Brignole, flash mob itineranti con la messa in scena di una finta moria di massa da radiazioni. Secondo noi i cittadini sono molto interessati a questi temi, secondo noi andranno a votare. Abbiamo visto i risultati che ci sono stati in Sardegna. E no al nucleare, quali alternative? Sicuramente un mix energetico che preveda fonti rinnovabili, efficienza e risparmio energetico su tutto il territorio nazionale. Il Giappone cosa ha insegnato? Il Giappone ha insegnato che in territori a forte rischio sismico mettere delle centrali nucleari è poco sicuro e sicuramente non è la scelta ideale per un territorio. È attraverso manifestazioni come questa che il fronte ambientalista promuove la sua battaglia e invita a riflettere non solo sulla riapertura delle centrali nucleari in Italia,
ma anche sulle ricadute della privatizzazione di un bene pubblico come l'acqua. La privatizzazione dell'acqua porterà aumento delle bollette, servizio peggiore, minori investimenti, perché l'acqua è di tutti, come ha stabilito l'Assemblea Generale dell'ONU con una sua deliberazione proprio l'anno scorso. 12 e 13 giugno andare a votare? Sicuramente sì, e si può andare a votare e poi andare al mare, non c'è contraddizione. Installata nel 1914 nelle fonderie, acerie di Campi e della società Joan Saldo, questa pressa da 12.000 tonnellate costruita dalla ditta Aniel e Lueg di Düsseldorf è stata per lungo tempo una delle più potenti d'Europa. Veniva utilizzata per la fucinatura a caldo e la spinatura di grosse lamiere, rimasta in funzione fino al 1989, anno in cui viene chiuso lo storico stabilimento. L'imponente macchinaria esposta all'intemperie richiedeva un accurato lavoro di restauro, al quale ha provveduto il consorzio degli operatori di Campi e il municipio Medio Ponente. Questo segno, questo ricordo, vuol proprio dire quelle che sono le nostre radici. E non è un caso che sia stato ristrutturato anche con il contributo dei nuovi operatori che vengono qui. Per cui insomma è un po' un messaggio, c'è un cambiamento e una continuità. Vediamo di non cancellare il passato, di avere presente il presente, scusate, di costruire un futuro. Nel futuro l'industria ci deve essere. La pressa appartiene al patrimonio archeologico industriale genovese. Al suo restauro ha collaborato anche la Fondazione Ansaldo, che grazie al ricco materiale di archivio, cartaceo, filmico e fotografico, ha identificato il macchinario stesso e trovato il colore originario. Camminare letteralmente sulla storia del Partito Comunista, sfogliare i quaderni scritti in carcere da Gramsci ma su un touchscreen, ammirare centinaia di video e migliaia di foto del vecchio PC su un maxischermo. È un vero e proprio tuffo in un mondo popolato da bandiere rosse, quello che sino al 15 giugno è possibile fare con la mostra Avanti Popolo ospitata a Palazzo Ducale a Genova. Una mostra che intreccia nell'ambito dei 150 anni d'Italia, la storia dei comunisti italiani con la storia d'Italia. E la storia dei comunisti italiani è strettamente legata alle vicende del nostro paese, alla crescita della sua democrazia, ai conflitti sociali che lo hanno attraversato. E davvero in questa mostra si muove il Novecento italiano. Novecento italiano con le sue vittorie, le sue conquiste, i suoi errori. Si tratta di una mostra sul ruolo del Partito Comunista nella storia d'Italia, ideata in occasione dei 150 anni di unità del nostro paese. Una storia raccontata senza nostalgie, lasciando parlare l'obiettività di immagini e di carte conservate negli archivi del partito o nelle case dei militanti. Io credo sia un elemento di grande importanza misurarsi con la storia di un partito come il Partito Comunista fuori da una dimensione enfatica, da una dimensione retorica, da una dimensione di nostalgia. Dobbiamo misurarci con la nostra storia più recente, evitare di rimuoverla e capire come ha contribuito con una straordinaria dimensione, attraverso una straordinaria dimensione di popolo, alla crescita della nostra democrazia. Si parte naturalmente dalla fondazione a Livorno il 21 gennaio 1921 e si finisce 70 anni dopo a Rimini il 4 febbraio del 1991, giorno dello scioglimento del partito. In mezzo documenti di Amendola, Togliatti, Berlinguer e una sezione tutta dedicata alla Liguria. L'ingresso è gratuito. Ma una casa comune. La Sonautica festeggia i 150 anni dell'Unità d'Italia con una speciale staffetta che percorrerà a tappe tutto lo stivale. Sabato 21 e domenica 22 maggio la staffetta toccherà anche Savona con tutta una serie di eventi organizzati dalla Sonautica di Savona. A Savona accoglieremo questa staffetta facendo però anche del contorno, cioè partiremo da sabato 21 con degli stand sul nostro porto, stand istituzionali appunto, fatti dalle forze dell'ordine, fatti dai comuni che partecipano al consiglio di Assonautica. Il 21 sera ci sarà concerto della banda cittadina Forzano, aperto gratuitamente al pubblico in Darsena. Il 22 alle ore 17 grande cerimonia in Darsena per l'arrivo effettivo di questa bellissima barca di 20 metri
che arriva da Imperia e porterà il vessillo e la pergamena, di cui la pergamena sarà firmata dal nostro prefetto come tutti i prefetti firmeranno. Pertanto questo evento sarà molto sentito, spero, dalla cittadinanza. L'indomani, al lunedì 23, ci sarà nella Sala della Sibilla un grande convegno organizzato dalla Camera di Commercio sul tema il mare e l'economia, e in più ci saranno tutti i ragazzi del nautico che verranno a presentare un loro lavoro molto importante e verranno anche premiati per questo. Cento eventi, aperti al pubblico gratuitamente, narrazioni, spettacoli, incontri, teatro di strada, circo contemporaneo e una maratona non stop di racconti con compagnie in arrivo da 9 paesi di 5 continenti. Sono i grandi numeri offerti dalla 14ª edizione dell'Andersen Festival, in programma a Sestri Levante dal 26 al 29 maggio. Manifestazione di respiro internazionale in grado di appassionare un pubblico di età diverse. Un grande tendone da circo che viene messo sulla baia delle Favole, nella spiaggia di Levante, dove c'è programmazione continua di spettacoli di circo contemporaneo e sono con tutta una serie di iniziative, come dicevo, la maratona di racconti che va dal sabato 28 fino alla domenica 29 di continuo per 24 ore di seguito, e con una serie di spettacoli di teatro di strada internazionali, alcuni che vengono in esclusiva per l'Andersen e alcuni che vengono creati appositamente per l'Andersen, che riempiono totalmente il paese, come dicevo, per tutti e 4 i giorni. Tra gli ospiti Maurizio Maggiani, Simone Cristicchi, Paolo Endel, Davide Riondino e Dario Vergassola. Filo conduttore della kermesse, come sempre, le fiabe del premio letterario giunto alla sua 44ª edizione e gli spettacoli che avranno come straordinario palcoscenico naturale la Baia delle Favole. Per quanto riguarda il premio letterario, registriamo un buon successo, abbiamo più di 1500 fiabe arrivate, quindi insomma la formula si mantiene viva. In particolare quest'anno poi inaugureremo una struttura nuova all'ex Cinema Conchiglia e quindi avremo un ulteriore spazio in cui portare i nostri ospiti. La musica dolce suonava soltanto per me. Sarà un'estate di fuoco per il Teatro Cargo di Genova. Di fronte a una crisi che indurrebbe molti a chiudere i battenti, qui si resiste e si programma per il futuro, all'insegna dello slogan piccolo e bello. Dal 26 maggio al 5 giugno, con partenza dalla stazione di Piazza Manin, sul trenino di Casella repliche del fortunato spettacolo Donne in guerra. L'anno scorso erano rimaste in lista d'attesa 350 persone. Poi ci sarà una mini stagione nel parco della Villa della Duchessa di Galliera, dal 23 maggio al 17 luglio, in un piccolo teatro di corte, il più antico della Liguria, riaperto da poco grazie a un finanziamento del Comune e della Compagnia di San Paolo. Ci sarà lo spettacolo La Regina con Lisa Galantini, che è ispirato alla fondatrice di questo piccolo teatro, che è Anna Pieri Brignole Sale, una nobildonna genovese che era la nonna della Duchessa di Galliera e che era una donna politica che ebbe una vita avventurosissima. E poi ci sarà La Strega, che è ispirato al romanzo di Sebastiano Vassalli La Chimera con Fiammetta Bellone, e una novità che sarà il Decamerone rivisitato e scorretto. Nella Villa Galliera di Voltri non ci saranno solo spettacoli ma anche laboratori e conferenze. Il Teatro Cargo con questa iniziativa conferma il suo forte legame con il territorio. Portato a Ponente una nuova cultura teatrale d'avanguardia che è molto apprezzata, e in questo caso la Villa Duchessa di Galliera, che come il sistema in generale, il sistema delle ville del Ponente, è un elemento di grosso vanto del nostro territorio, un elemento che ha delle potenzialità enormi, che vive la grossa contraddizione di avere appunto delle potenzialità grosse e un sistema di valorizzazione che ancora non è adeguato ai risultati che si possono ottenere.